Bentornati ragazzi, siamo nuovamente qui su Bloodborne. Avevamo tre strade da percorrere. Io ho fatto backtracking intanto nella zona di Elal Ghul. Mi addolora molto sapere che il ragno che abbiamo ucciso, che ho ucciso senza proferire parola, ci avrebbe dato una runa che avrebbe aumentato il 15%, del 15% la stamina, quindi è una gesture, quindi bella cazzata. Mai attaccare senza pensare, e lo dovrei sapere. Eravamo qua nel sogno di Menzies. Oggi ho provato un Chalice Dungeon con Enka, così giusto per gradire. Ma baffan bene. Una trasformazione in cazzone. Ah, ok, questi quando li ammazzi rilasciano i vermazzi ludici. Sta cosa non l'avevo notata. Quello è ancora vivo, ma è incastrato tra le texture, quindi oh. No, devo solo aggredire l'altro. Ragazzi, avete notato che quella finestra si illumina là sopra? Quindi immagino la fonte della follia sia quella. Ovviamente intacca anche i nemici. Infatti, come potete vedere, quel tizio sta venendo massacrato malissimo dalla follia. Pronto? Se continui così non ci arrivi. Che merda, sti vermi luridi. Avete rotto un po' il cane, eh? È ancora vivo, ma sono ancora vivi? Oh, dai! Assurdo. Si muore così. Scusate un attimo. Sì, non mi picchiare, ti prego. Guardiamolo morire. Ah, non ci è arrivato finalmente. Ok. Che fastidio sti vermi, oh! L'altro sarà finito nelle texture. Pronto? Dai, con gli armetti da merda. Cioè, ma che Cristo è?
Ma sinceramente, sti cazzi. Grazie. C'è da lì che mi sono andata a scendere e dai, proprio una bella parte da lì. Ciao, rimani là. Nati vermozzi schifosi. Qua mi piglio il coso o no? Sembra non arrivi il raggio mortale. Salve! E la mano. Questi sono molto più tosti. 3.500! Porca vacca! Là ce ne sta un altro. Là ce ne sono altri due. La mia domanda è, mi shotteranno? Molto probabile. Non so, prima li ammazzo io però. Bene, bene, pezzo. Ho ucciso. Lì si vede il piombo. Il problema è che mo ce ne stanno due. Tu stai per. Ah, quello è senza un braccio. Merda. Ah no, non è senza un braccio, cazzo dico. Sono molto rincoglionito. Ouch. Mi fa male, fanno male però. Finché non shottano, il problema non si può. Pezzi come se piovesse. Cioè, sono solo, ne ho trovati due, però si trovano così in giro. Qua c'è niente. Questo portone si può. Si poteva anche salire, però. Oh, qua c'è la battuta, dov'è? What the f... Fantastico. Ce li ho le molotov. Ce li ho le molotov. Ho anche delle urne di petrolio, quindi penso non sarà una cattiva idea utilizzarle. Iniziamo da te, va. E ovviamente prendiamo quelli sbagliati. Questi metteranno veleno rapido. Ok, però tu non puoi passare. Sì, stupido. No, non mettono nessuno status. Fanno solo tanto male. Te, che ho colpito con il... Non va, non funge l'hitbox. Ah, adesso sì. Non gli ho fatto male con niente. Attack. Sì. Tacca. What the fuck? Beh, certo. Le zampe che arrivano in indonesia, dai.
Morice, grazie, gentilissimo. Ok. Liberati. Oh sì, ovviamente ce ne sono altri in giro. Scendi. What the fuck? Ah, grazie per avermi considerato dopo che ti ho massacrato. L'importante. E te pareva? Ma stai buono, ma che cazzo. Ah, fine, proprio così trollata immane. Capito. Ma la tizia che suona la campana? Interesting. La sento molto vicina, ma non la vedo. Ma vaffan. Ti suono io come una campana, va? Bene, silenzio finalmente. E così evitano di chiamare altra gente per invadere. Che non è una brutta cosa, visto che già il posto non mi sembra troppo bello. Troppo lozzo. Ah, ma. Ah, sono consumabile. L'arma d'osso dello sciamanzico. Novelli pugnali da lancio. Una lama d'osso rivestita da rivoltante fluido spinale. Viene usata dai guardiani del vecchio labirinto, in particolare da quelli che presiedono i rituali. Quando una vittima subisce un taglio, il fluido spinale verde ne annebbia temporaneamente i sensi, rendendo difficile coordinare i movimenti. La lama, che non è adatta per la battaglia, deve tagliare in profondità per essere efficace. Nel farlo si spezza. Insomma, è OP alla merda perché fa tipo smirciare tutta la gente. Che sei? Anche, ma sei Ludwig? Ma sei uno dei seguaci di Ludwig, probabilmente. Wait a second. Ok. Mica me lo so usare meglio di te lo spadone. Da sempre. Meld. Che fai? Mi vuoi errorare? Mastiche. Oh, sedativi, bene, bene, bene. Là ne avevo visto un altro di cacciatora. Oh, era una mia impressione. Mi aspetto troppo lozzino da un momento all'altro, però dura parecchio il buff. Stiamo attenti ai soffitti. Che cazzo, ma è tosse. No, evidentemente non lo è. Bauletto. No, non mi pare ci sia niente. Oh, c'è altra spina dorsale.
ho visto tipo dei nanetti laggiù. Che cazzo siete? Uno alla volta, per favore. Ma sei aggressivo o no? Sì. Sono dei cazzo di bambini con delle maschere di ferro in faccia. Oh shit! Forse se iniziano a diventare tanti, iniziano a diventare più pericolosi. Giustamente, se non sono forti da soli, diventano forti in numero. Ok, fuori un altro. Per fortuna sono stupidi. Pastiglia di bello. È la mano. Quell'uomo è incazzato con qualcosa. Salve. Mi caghi per piacere. E dai! Sto a colpire da 10 minuti! Un po' di rispetto! Ok! Tanto, qua sono tutti morti. Che cazzo! Sangue. Shortcut? No! Oh sì, perché effettivamente il castello era qui in alto. Sì! Oh, lanterna! Che mi ero mancato, è vero, io avrei dovuto ricominciare tutto da capo. Solo perché non ero salito? Salve! You scared me. Dai, sto giocando con l'amico tuo. Ok. One down, one to go. Two to go. Ok. Ragdoll activated. Oh merda! Dove sta il castello? Oh merda, non l'abbiamo aggirato, ok, andiamo qua. Sì, la mia nota è stata valutata positivamente. Dove cazzo? Mamma mia. Occhio. Ah, ok, questa era la runa che avevo droppato. E dai! Che avevo droppato ammazzando il tizio che era seduto sulla sedia. Sarei anche nascosto, grazie. Sulla sedia a dondolo. Nel villaggio dei Mosconi. Ok, ho capito dove sono, ho capito. Andiamo, non perdiamo tempo, andiamo via. Che rompi proprio i coglioni, tu che stai là sopra. Aspetta che arrivo e te rompo io, l'ano però te rompo. Oh, questa è la leva per attivare l'ascensore. Perché non l'ho messa così dietro?
No, non è quella leva, è un'altra leva, una leva per attivare qualcos'altro qui dentro. Che la leva dell'ascensore è vicino all'ascensore, appunto. Ok, allora, qua abbiamo controllato. Di qua non sembra esserci niente. Le curve però iniziano a scarseggiare un pochetto. Allora qua eravamo arrivati da sto ponte. Bisogna anche tornare poi indietro a vedere che ci siamo appunto lasciati indietro. Ok. Ma la butto là, è il boss di stagione, un ragno gigante. Freya 2.0. Elisir. Che cazzo? Ma è un nemico o sono... Quello è un nemico sicuramente. Qualsiasi cosa abbia fatto sto cratere enorme deve aver fatto un bel botto. Ouch. Qui la verità è che tu mi vuoi spingere di sotto, eh? Questo è il tuo compito, vero? Spingere di sotto la gente. Tu hai una faccia diversa. Se sono sicuramente progettati per spingerti di sotto. Qui è una balestra. Aveva una balestra. Sto parlando con lui, non mi devi rompere il cazzo mentre parlo con la gente, va bene? Mannaggia la pupazza. Mo, dimmi. Tiè. Così abbiamo sistemato anche qua. Sembrava una cosa da leggere, invece no. Interesting, interesting. Allora, l'ho visto un altro ascensore, l'ho visto, ragazzi, non vi preoccupate. Inizio a preoccuparmi un po' per l'arma. Visir di piombo, proprio come se piovesse. Che abbiamo qua? Libri. E nient'altro. Andiamo. Vediamo se è uno shortcut. È uno shortcut effettivamente? Non mi sembra uno shortcut. Mi sembra piuttosto che ci porti al piano di sopra, appunto. Basta. Quindi andiamo di nuovo giù. Mo. Qua non c'è sta niente. Giustamente. Quindi riandiamo di nuovo sopra. Damn it!
visto che c'è sta luce verde, voglio capire che cosa significa, che cosa serve. Sono corvi lupi quelli. Eccolo là. Sono effettivamente corvi lupi. Benissimo, sto gioco si sta fottendo sempre di più, evviva. State zitti. Quello è un mindfuck. Mindfuck, mindfuck. Ah, devo cambiare arma. Ah sì, ho comprato i pugnaletti della tizia. Se me lo spiegherò. Quello era un lupo, un cane, con la testa di un corvo. Ouch. Ok, ma a sto punto cambiamo, mettiamoci questa, va? Cani con la testa di corvo, tutto normale, tutto normale, tutto normale. C'è niente di più di preoccuparsi. Quello che vedi è tutto normale. Normale che dei corvi giganti abbiano una testa di cane. Mo, sto coso che è? Shortcut? Mi pare proprio di sì. Ecco che serviva l'altra robetta. L'altra leva. Abbiamo scoperto che serviva l'altra leva. Fantastico. Grazie per riportarmi su Alfred. La gabbia Alfred, famosissima. Ma sbaglio sta anche girando. Ok. Allora abbiamo una porta di là e possiamo scendere giù in mezzo ai cani corvo, ai corvo cani, corvo cani. Minotauro, no, forse è cane corvo allora. Wart. Oggetto qua. Me, quella pallozza di sangue. Ok, è qua. Salto. Me. Non era salto, forse era solo corsetta. Esatto. E la Madonna. Si trova una roba. Pensavo avessi troppo. Sto fatto che si sentono bambini che piangono non è. Non è che mi garbi poi così tanto. Però è. Trapozzo? Corri, 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 non mi fido per niente. What the fuck? Ok, no, 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 sono delle marionette. Qualcuno li sta animando. Si vedono anche i film. Ed è anche un bravo burattinaio, a quanto pare. Ok, uno di loro. Tre fiasche.
non mi dire che è boss matto. La tunica per lo studente, però indossa quel coso che Nicola, signore dell'incubo. What the fuck? Oh shit! No, 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 no,
Ovviamente dovete beccare lui. Dove cazzo? Ah no, corre. Ok, targettiamo. Capisco. Oh, guarda, si è impallato sulla sua stessa piattaforma. What the shit? Non penso. Non penso. Ha lisciato. Guarda i ladri. Non quelle! Così ci metterò 10 anni. Taccio. Grazie, permesso, gentilissimo. Merda. Auguri. Vabbè, ha decine di HP, ma non fa un cazzo. Cioè, fa solo quello, ma... Liscio. Fanno tutte le marionette praticamente. Merda. Devo recuperare così, altrimenti sono fottuto. Ma quindi se li smonto. Ah, l'ho smontata? Ok. Ouch. Un 1v1 adesso. Sto aspettando che tu faccia qualcosa. What the fuck? Era un falso. Appunto. Majestic! A hunter is a hunter even in a dream. Il cazzo è finito. Alas, not too fast. Non ho roba per curarmi, no? Non mi pare, mi sa che dobbiamo tornare là nella popò. Questa cosa a me non piace. Sta ripetendo la stessa frase dell'inizio. Ok, ne ho smontato un'altra.
Qua ce ne dovrebbe. Qua ce ne sono due. L'importante è che non si rigeneri. Problema di sto cazzo di loco che ho creato. Ok, andiamo a vedere sta qua. Oh, fiale, finalmente. Holy shit, damage. Ouch, ouch, ouch. Porca vacca, gli hanno. Ok, allora. Ha nominato Rom. Ah, ok, oh, si fa, si asca qui. Altri tizi. Cazzo, si sono tosti. Ricarica la stamina. What the fuck? Ah, lui è di nuovo qua. Permesso. Ma io ci posso entrare? Non ci posso entrare! Pezzo. Da qua. Si muore. No, non si muore però. Ok, siamo di nuovo. What the? No, è andato su, poi è andato giù. Sto sbagliando strada. Chiave, 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 che cazzo me ne faccio di una chiave? Permesso. Non mi serve neanche questo al momento, grazie, gentilissimi. Immagino stia su. Non lo sto più colpendo praticamente. Perché scappo ovviamente. Ah, eccolo. Tu stai fermo là. Devo bloccare lo specchio. Ah, ok, è rotto adesso. Messo. Ben gentili ragazzi. Ma è rotto. Cazzo. Devo capire come funziona sto tizio. Ci sarà un modo per impedirgli di utilizzare gli specchi a supplicimento? Ah, devo ragionare, devo prendermi un secondo per ragionare. Eccolo qua. Allora, lui appare alla fine. Sta andando, ma si ferma. No, non si ferma. Ok, perfetto, perfetto. Ma riapparirà in quella centrale. Spero. Oh, si è fermato. È ancora vivo. Me.
un altro. Ok. Di qua ci sono arrivati. Sangue, non mi interessa. Ho capito, li posso piombare da sopra, perfetto. Andiamo, va. E se lo vedessi. Pa 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 pa. Arica. Ah, bene, a posto. Così almeno sopra il libro. Ma lui è apparso qua. Ecco. Basta. Ok, tu sei morto. La domanda è, si rigenerano? Si è chiuso dentro. Oh, shit. Si smonta tanto questo. Proiettili. Ah, ok, ti vengo a prendere. Give me a second. Salve. Oh, mi sa che era sopra sopra. Yep, era di qua. Holy shit! Ok, ok, ci sono 90.000 anime là. Ok. Ma spostiamoci, dai, 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 non rompiamo il cazzo, dai. Ah, già diretto così proprio, vuoi mazzare due palate subito. Ouch. Io gli devo dare palate, non lui a me. Tendi lì, ok, uno giù. Che c'è, il bambino. Ciao, complimenti. Hai rotto il cazzo questo spammerino. Ah.
Bello, vai, continua un altro. Oh, e mo. E mo. E mo. Fai più er... coglione. Er... piovro. No! No, che culo di merda! Tac. Ok, quello falso l'abbiamo demolito. Majestic! Great sword. Bla 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 bla. Ma qua giù io ci sono andato. Nave acqua! Questa cosa mi porterà alla rovina. Col cazzo mi porta alla rovina. Oh oh. Salve ragazzi. No, no, no. 90.000 anime se ne vanno a puttane. Bravo Nicola. Che poi che cosa è successo? Mi ha praticamente shottato la scorsa volta. So. Niente d'eccezionale. Speriamo che a sto giro faccia la stessa cosa, si va a ficcare subito. Ah sì sì, sì, tranquillo proprio il tizio. Ciao raga. Ma non mi rompere i coglioni. What the shit? Capisce pure quando si deve... al posto di schivare si smotta, giustamente, chiama lo stupido e fa sta roba. E io te faccio questo, con tanto di telecamera che si muove. Nice, mate! Mister Liscio. Se non mi sciotti non sai far niente, ho capito. Sì, sì, bravo. Ma prima eravamo saliti. Ah, 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 spostati, spostati. Speriamo non ricomincio a fare il balletto dallo... Dogazzi è nato. È andato lì. Cade. E si va a chiudere. Perfetto. Ok, ah, quindi al secondo giro praticamente. Va dritto per dritto. Non perde tempo. Cioè al secondo giro se morite... non mi fanno rifare tutto il bordello. Questa la stanza no. Sei zitto. Sì.
Ci siamo, siamo full. Siamo carichi, siamo belli e andiamo lì a fare culo. Ah, ok, a sto giro non ha fatto la mossa da... Ouch. Iii, che bello con i pugnetti, mi vuole colpire, brutto coglione. Abbiamo ucciso il signore dell'incubo, Nicolas. Nice, nice. Club di Mensis, signore dell'incubo. Che ho creato? Sbloccato una roba. Ah, ok. Ah, ho fatto salire il ponte praticamente, che era giù. Ah, e adesso posso passare di là, perfetto, perfetto. Ho presente dove devo andare. Quindi continuo questo posto. È un elmo, immagino. Eccola qua. La scuola di Mensis. Controlla il villaggio invisibile e si è visto. Questa gabbia di ferro esagonale è tipica della, delle loro strane usanze. Si tratta di un dispositivo per imprigionare la volontà, in modo da consentire una visione reale del mondo profano. Serve anche come antenna per facilitare il contatto con i grandi esseri del sogno. A un semplice osservatore, però, la gabbia di ferro appare solo come lo strumento di un incubo orrendo. Ti sembra tipo una roba di tortura. Vabbè, qua io poi ci torno a far backtracking. Adesso mi devo ricordare, abbiamo perso 90k, però ne abbiamo recuperati 50 almeno, dai. Non tutto il male viene per nuocere, insomma. Volevo scendere, vediamo che si dice qua giù. Ok, là. Niente, ho poison infinita proprio. Aia, fanno danno. Ok, abbiamo recuperato quelle 2500 anime che non ci fanno schifo assolutamente. E qua sotto che abbiamo? Scende, si scende, si scende, si scende. Salve! Ouch. Uomano, venga qua. Ciao. Complimenti per lui. Oh, oggettino. Luna potenza. Anime come se piovesse proprio. Anime chi ragazzi, scusate. Non mi picchiate. Ma era sopra però la cosa, ok, volevo solo finire ad esplorare quella zona. Ok, sopra sarà finito, continuerà. Fatto sta che io voglio una lanterna per concludere il gameplay. Poi
sta zona me la ripasserò io tutto in backtracking. Non vi preoccupate. Offscreen. Dove era? Mi sa che era molto sopra perché si cadeva 18. Quindi, che cazzo ci sto a fare? Che cazzo sto scendendo a fare? Mi è piaciuto comunque sia come boss battle, cioè bella atmosfera, bello anche il fatto che sia praticamente un incubo. Lanternina, e ce l'abbiamo qua. Sì, sembra si continui. Penso riusciremo ad arrivare alla fonte che praticamente ci mandava. Ah, Gesù. Ok. Cani, corvi, cani. Ciottolo, però è pezzi così. Ottimo posto, ottimo, ottimo, ottimo. Se non sbaglio ho sentito una delle tizie che cantavano, una delle tizie medusa. Ma, ho detto che ci serve una lanterna per tornare e di fatti ci serve per tornare. Quindi, non perdiamo tempo, torniamo al salone del cacciatore e concludiamo il gameplay. Ok, andiamo a riparare le armi intanto, perché sfortunatamente le nostre armi. Però aspetta un attimo, allora, un attimo, rinforzo con gemme del sangue. Ok. Adesso recuperiamo un po' di fiasche, di proiettili. Utilizziamo le animozze che avevamo recuperato. Perfetto, livelliamo. Merda. Diventi. No, di 2000. Peccato. Volevo portare 20 e 20. Va bene, lo faremo al prossimo video gameplay. Detto questo, come al solito, vi chiedo di lasciare un commento sotto il video. Per farmi sapere che cosa ne pensate anche voi di questa boss battle, che non è stata, ripeto, per niente male. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!